Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi attraverso questo innovativo prodotto multimediale conosciuto come video. Oggi parleremo degli scalper che ci stanno riprovando pure con la Switch OLED, dello State of Play di Sony che ha lasciato un po' interdetti i giocatori e di un epic fail, ma proprio di quelli clamorosi, sempre ad opera di Sony. Ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Avete visto ad esempio il recuperone a tema Zelda che ho postato su Instagram? No? Andate. Se volete garantire la sopravvivenza di questo canale ed evitare che i Poromon si estinguano, potete sempre abbonarvi al mio Patreon in cambio di ricompense poracce. Trovate il link in descrizione. Ho detto tutto? Beh, dai, su, iniziamo! Partiamo con una smitragliata di notizie al volo. È stato risolto l'arcano riguardante la copia fisica di Monster Hunter Stories 2. Collezionisti, amanti del fisico, ho realizzato solo ora che suona malissimo. Amanti delle edizioni fisiche, potete tirare un sospiro di sollievo. Una foto che circolava in rete della cover americana suggeriva infatti che per poter giocare alla versione fisica di Stories 2 fosse necessario un download di ben 15 GB, rendendo a conti fatti inutile l'edizione su cartuccia rispetto al digitale. Fortunatamente è intervenuta Capcom a tranquillizzare l'utenza e tramite l'account Twitter di Monster Hunter ha chiarito ogni dubbio. La copia fisica non necessita di download o installazioni per essere giocata. La versione digitale occupa 13,5 GB e c'è una patch da scaricare al day one da 500 MB. Per fortuna, insomma, nessun download obbligatorio e la patch è di dimensioni tutto sommato accettabili. Voi la vostra copia l'avete preordinata? Se siete indecisi, sappiate che su Amazon è in sconto. Rimaniamo in casa Capcom perché l'azienda nipponica ha condiviso i risultati del suo ultimo grande successo, ovvero Resident Evil 8 Village. In pochi mesi l'episodio più recente della popolare serie di survival horror ha raggiunto la bellezza di 4,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, confermando l'ottimo riscontro di critica e pubblico. Village potrebbe battere in poco tempo le vendite complessive di episodi epocali come i primi Resident Evil su PlayStation 1 e andare a finire nell'Olimpo dei titoli più venduti della serie. Sicuramente un periodo molto florido per Capcom, che tra Biohazard e Monster Hunter sembra non sbagliare mai un colpo. E a proposito di ottimi risultati, anche Monolith Soft non se la cava affatto male. Lo studio è diventato uno degli sviluppatori di punta di Nintendo e oltre a essere associato principalmente al nome di Xenoblade Chronicles, ha contribuito alla realizzazione di giochi del calibro di Breath of the Wild e New Horizons. L'anno fiscale 2020 e 2021 è stato il più florido di sempre per lo studio giapponese, che ha incrementato del 138% gli introiti annui, portando a casa ben 491 milioni di yen. Il motivo di questo successo risiede nella pubblicazione della Definitive Edition di Xenoblade Chronicles, ma anche dalla spinta data alla serie dall'inclusione di Pyra e Mitra all'interno di Smash Ultimate. A questo punto, visto anche le recenti assunzioni che hanno portato Monolith a espandere notevolmente il suo organico, sono proprio curioso di vedere quale sarà il loro prossimo progetto. Voi preferireste un altro Xenoblade o una nuova IP a tutti gli effetti? Passiamo alle notizie del giorno. Poracci, ci risiamo. Gli scalper, o come si chiamavano ai miei tempi, i bagarini, hanno messo le loro sudice zampe anche sui pre-order di Switch OLED. Che dire? Che fare? È il caso di farsi prendere al panico? Compriamo preventivamente tre console per essere sicuri di non rimanere a secco? No. Io starei un attimo calmo. Neanche il tempo di capire quanto costerà qui in Europa, che i pre-order iniziano ad andare già sold out e nonostante le opinioni contrastanti che il suo reveal ha generato, la nuova versione di Switch sembra già essere un successo. In Inghilterra spuntano già le prime prenotazioni rivendute a più del doppio del prezzo di listino, con cifre fuori di testa che si aggirano intorno ai 900 euro. Siamo alle solite, insomma, ma stavolta è una situazione a dir poco ridicola. Mentre capisco che una situazione del genere si venga a creare quando la domanda supera effettivamente l'offerta, come nel caso di Xbox Series X e PlayStation 5, qui è chiaro che si tratti più che altro di una corsa a chi crede di essere più furbo degli altri. Magari mi sbaglio,
ma credo che, visto come sono andate le cose nell'ultimo anno, molti furbetti abbiano iniziato a fiutare l'affare e anche utenti insospettabili stanno tentando il colpaccio comprando più unità per poi rivenderle a prezzi maggiorati. Un conto però è quando a fronte di scorte limitatissime c'è un'azione organizzata che coinvolge centinaia, se non migliaia, di truffatori muniti di bot e diavolerie del genere. Ben diverso se persone normalissime provano a fare i bagarini, altro che poracci. Insomma, morale della favola, per me, per ora, potete mantenere la calma. La console è tranquillamente preordinabile in tutta Europa e per ora da noi solo GameStop ha aperto le prenotazioni, da qualche giorno ormai, senza neanche andare in sold out. Non c'è nessuna fretta, valutate se effettivamente valga la pena fare il cambio e se la OLED è un modello che fa per voi. Non fatevi prendere dalla paura di non trovare la console. In ogni caso, nel gruppo Telegram vi terrò aggiornati per eventuali sconti e disponibilità. Ci siamo riusciti con la Limited di Metroid e ci riusciremo anche con Switch OLED. Ieri sera si è svolto lo State of Play di Sony, che tra l'altro noi abbiamo seguito in live. Facciamo però un piccolo riassunto di quello che è stato mostrato e tiriamo anche un bilancio complessivo dell'evento. Sony era stata chiara che si sarebbe trattato di uno State of Play minore e fortunatamente ci siamo approcciati alla stream senza troppe aspettative. Ci sono stati titoli interessanti, è vero, ma è comunque mancato qualcosa nel ritmo generale dell'evento, quel One More Thing che può valere tutto il prezzo del biglietto e rendere soddisfatti tutti quanti nonostante una presentazione un po' sottotono. Quindi cosa si è visto di interessante nella presentazione? Tolti i 9 minuti dedicati a Deathloop, che mi convince sempre di più, i restanti 21 sono stati dedicati a titoli di terze parti. Moss Book 2 ha avuto il compito di aprire lo State of Play. Si tratta del seguito in VR di un titolo molto apprezzato durante la prima generazione di realtà virtuale targata Sony e devo dire che mi ha incuriosito. Voi in chat eravate molto entusiasti e mi fido. Speriamo di scoprire presto qualcosa in più del PSVR 2. Fist è stato poi un altro titolo che ha catturato la mia attenzione, un side-scroller incentrato sul combattimento che vede come protagonista un coniglio robot super aggressivo. Oh, se esce fuori che è un Metroidvania, per me diventa un must buy. Bene anche per Sifu, già visto in precedenza, un titolo che continua a migliorare trailer dopo trailer, peccato sia stato rimandato al 2022. Personalmente sono rimasto stregato da Jet, un gioco incentrato sull'esplorazione di un ecosistema alieno, mentre in chat siete rimasti incuriositi dall'adattamento di Demon Slayer. C'è però da stare sempre molto attenti con le trasposizioni videoludiche degli anime. I risultati spesso sono deludenti. Ottimo anche Lost Judgment, il secondo capitolo dello spin-off della serie di Yakuza, e per chiudere nuove informazioni sulla Director's Cut di Death Stranding, che sarà una vera e propria espansione, non una semplice patch next gen. Al prezzo di 10 euro i possessori della versione PS4 riceveranno, oltre a tutte le migliorie grafiche, nuovi oggetti, nuove meccaniche di combattimento e anche nuove missioni della storia principale. Insomma, le cose ci sono state, ma è mancato quel qualcosina in più. Non ci aspettavamo God of War o Horizon, ma sono tantissimi gli indie ancora in sospeso, di cui però si è perso le tracce. Voi poracci, cosa ne pensate di questo State of Play? E chiudiamo la settimana in leggerezza con una notizia che mi ha letteralmente steso. Ormai è confermato al 100% che neanche Sony apprezza il design di PlayStation 5. Ti è? Ebbene sì, quell'incubo per gli amanti della simmetria, altrimenti noto come PlayStation 5 edizione con disco, ha fatto un'altra vittima. Immediatamente il vano disco ha fatto storcere il naso a tutti. Posso passare sopra praticamente a qualsiasi cosa, sulle dimensioni esagerate, sulla colorazione, sulle 10.000 linee diverse che non vanno da nessuna parte, ma quel vano disco buttato lì, a caso, come se i progettisti se ne fossero ricordati all'ultimo, per me rimane il più grande affronto al concetto di simmetria mai concepito dall'umanità intera. Non solo è controintuitivo capire la direzione di inserimento del disco, ma in orizzontale la console è semplicemente sbagliata. Non si capisce qual è il sotto e qual è il sopra. Già da novembre spuntavano le prime gaffe sul posizionamento di PS5. Facile far partire gli sfottò con Ciro Immobile. Già un po' più complicato giustificare uno scivolone del genere quando a mettere sotto sopra la console è Herman Alst, il capo dei PlayStation Studios. Ma ieri è stato raggiunto l'apice. Su Twitter Sony ha pubblicato uno spot di quegli standard dove si vede un padre di famiglia che gioca con la sua PS5. Niente di eclatante, se non fosse che, indovinate un po', la console era al contrario. In uno spot ufficiale di Sony, la console era al contrario.
Non so, a me questa cosa fa troppo ridere. Se Alst poi aveva ripubblicato la foto tagliando la console dall'inquadratura, mossa di grandissimo stile, Sony per ora, dopo che gli è stato fatto notare l'errore, ha semplicemente rimosso il post facendo sparire il video in toto. Dai, non aggiungo altro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del design di PS5. Col tempo avete imparato ad apprezzarla? E questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto qua sotto per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento alla prossima settimana. Preparatevi perché sarà ricca di sorprese. Poraccia, ma ricca di sorprese. Ma avete capito. Io sono il Poro Scalper, Michele Design, ciao! Ehi, fermo un attimo, non scappare! Lo sapevi che questo show è supportato e finanziato soprattutto dai poracci su Poreon? Iscrivendoti al Patreon, in cambio di un piccolo contributo mensile, non solo garantirai la sopravvivenza del canale, ma avrai anche accesso a delle ricompense a dir poco poracce. E che fai? Te ne privi? Grazie a tutti i sostenitori dal livello poracce me ne vanto in su. Senza di voi sarebbe tutto più difficile. Riderissimo.